Siamo tutti determinati a evitare la procedura di infrazione, ma siamo anche ben convinti della nostra politica economica, ha ribadito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. E dopo un'ora di vertice di governo con i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'economia Giovanni Tria, per fare il punto sulla lettera di risposta alla Commissione europea per tentare di evitare la procedura di infrazione all'Italia per debito eccessivo. Poi Conte ha espresso la volontà di mantenere un dialogo costruttivo con l'Europa. L'Italia intende rispettare le regole europee, senza che ciò impedisca che come paese fondatore, terza economia del continente, ci facciamo anche portatori di una riflessione incisiva su come adeguare le regole stesse affinché l'Unione sia attrezzata ad affrontare crisi finanziarie sistemiche e globali e assicuri un effettivo equilibrio tra stabilità e crescita, tra riduzione e condivisione dei rischi. Binomi questi, che sono complementari, non possono essere assunti in contrasto tra loro, come continuano a sostenere i fautori di un approccio procedurale che ha costretto l'Europa a criticare ex post proprie decisioni e misure che sono poi i cittadini europei ad aver pagato e a rischiare di pagare anche in prospettiva. Il che comporta un prezzo molto elevato, non solo per la coesione sociale ed economica di interi Stati membri, ma, se mi permettete di riassumere infine, per la credibilità stessa del progetto europeo, una credibilità che pure i fautori dell'austerità a oltranza dichiarano, almeno a parole, di avere a cuore. Grazie.